Cos'è che stai facendo? Sono con me. Con te? Cosa stai facendo? Sono con me. Ladrun, lader. Uè. Piano con le parole. Allora, per il politicamente corretto, io sarei un diversamente onesto. Ciao ragazzi, come va? Sono qui nel van, è sera, è tardi, è dopo cena, mi annoiavo e quindi ho detto prendiamo la GoPro e facciamo un bel video. In realtà è un'introduzione al video che state per vedere perché ho delle clip nel PC da pubblicare e in realtà è stata un'intervista a Mario Tucci, il titolare dell'azienda MacLock Antifurti. Se non avete mai sentito parlare di questo tipo di antifurto, in internet potete trovare qualcosa. Vi lascio qui in alto il video in cui ho precedentemente fatto montare il primo antifurto sul Livingston e quindi mi sono trovato con lui tempo fa, appena ritirato il van, mi sono recato praticamente dopo un paio di giorni presso la sua struttura dove installa con il suo tecnico Maurizio, mentre appunto Maurizio montava su Max il dispositivo di antifurto, mi sono trovato con il signor Mario a fare due chiacchiere ed è venuta fuori una sorta di intervista. Se avete piacere, se avete voglia, ve la lascio. Ascoltate anche quelle che sono state le evoluzioni dell'azienda, visto i tempi purtroppo in cui siamo, dove i malintenzionati stanno facendo man bassa di furti, soprattutto nelle zone del nord, Lombardia, Piemonte, Veneto, queste zone qui. E quindi, se siete curiosi, godetevi questo video. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world... Bene ragazzi, sono qui da MacLock, facciamo un giro nella loro officina in cui vengono prodotti alcuni degli accessori, per esempio le centraline. Questi sono grezzi e poi voi fate tutto l'assemblamento, giusto? Sì, vengono tirati fuori da un pezzo intero di cui c'è una macchina a controllo numerico che ti tira fuori in base al disegno, ti tira fuori quello che tu vuoi. Non c'era interesse, no? Quando questo è venuto fuori? 2-3 anni fa l'interesse per i campi? Sì. Quindi stiamo parlando in 2019, prima, cioè a cavallo della pandemia, diciamo così. Sì, o prima ancora di più, nel senso che c'era l'esigenza di tanta gente, di non so, gente che prima andava nei campeggi, dormiva in camper, però usava magari i servizi del campeggio, lì c'è stata molto più attenzione e c'era la gente che ha cominciato a pensare al camper per stare in autonomia, per non mischiarsi con... Ma domanda che mi sorge spontanea, qual è stato il primo approccio proprio con il camper? Chi è che ti ha introdotto, se qualcuno è venuto, si è fatto avanti? Allora, c'è stata una signora, una ragazza, che ci conosceva, ha comprato un camper da Nord Affari. Ah, ok, Andrea, da Andrea, sì sì. E allora siamo andati da lui a montarglielo su questa cliente che ce l'aveva richiesto. Ad Andrea è piaciuto e è cominciata la collaborazione. Una delle prime volte che siamo andati abbiamo fatto un video che è diventato virale. Infatti è proprio a questo che volevo riallacciare. È stato un boom. E grazie a chi fa video, a chi sta su YouTube. Sei diventato famoso. Sei diventato famoso, è vero, è vero. Gente che mi riconosce. È vero, è vero. Oh, ma tu sei quello del MacLock. Con Andrea, sì. E così via. Passaparola. Tanto. Certo, un video l'avevamo fatto anche noi un paio d'anni fa. Sì. Forse un anno e mezzo fa o due, sì, siamo lì, sì, vicino sì, a 2 anni fa, avevamo fatto uno sketch un po' simpatico con Davis, sì, infatti in cui mi faceva il ladro, ma che però secondo me ha funzionato quel video. Elva no. Cos'è che stai facendo? Sono con me.
con te cosa stai facendo? Ce l'hai con me? Ladrun, lader. Uè, piano con le parole. Allora, per il politicamente corretto io sarei un diversamente onesto, quindi piano con le parole. Già, spegni sto furgone, va. È tuo? È certo che è tuo. Bello, è carino. Ma cos'è che infatti che questo coso non parte più, non si può rubare? Come fa? Vieni giù che te lo spiego, glielo spieghi alle autorità che sarai denunciato a loro. Vieni giù. No, dai, vieni, ladrun che non sei altro. No, io sono Lader, anzi, piacere, Bin Lader. Noi abbiamo sempre fatto veicolo commerciale, certo. Furgoni, abbiamo sempre fatti, ma furgone, non camper. Camper avevamo fatto delle fiere, Mondo Natura, i tempi a Rimini e tutto, ma non c'era l'interesse. C'era l'interesse e noi abbiamo sempre avuto una collaborazione con Gemini Tecnologies. Sì, conosco. Penso un po' tutti anche a casa conoscano Gemini, perché comunque è molto ben introdotto. Ha fatto un sacco di antifurti, penso quelli perimetrali con la sirena. Esatto. Il tuo prodotto si differenzia, però questo lo devi dire tu perché conosci, visto che da quanti anni? Da quando è? Dal 90? Anni 90? 91. Si differenzia per il discorso che è un antifurto meccanico, diciamo così, che però un po' di elettronica c'è lo stesso, perché sì, se tu vuoi spiegare anche il discorso che va a lavorare, va a fare la sinergia, no? Sulla parte meccanica e anche la parte dell'accensione, sì. Giusto? Secondo noi, secondo me, in base all'esperienza che ho, tutto quello che è elettrico e elettronico, il ladro lo bypassa abbastanza facilmente. Certo, meglio qualcosa che niente, però è abbastanza facilmente bypassabile. Quindi noi la parte elettrica la consideriamo più una tutela per l'utilizzatore del mezzo, per non partire con l'antifurto. Ah sì, infatti. Quindi il mezzo non si accende, metti la chiave dell'antifurto meccanico, sblocchi la parte elettrica e sblocchi anche quella idraulica. E allora sì, basare la sicurezza solo sull'elettronico è poco. Non dico che come non averci niente, però il ladro lo bypassa. Essendo anche un utente e ormai un appassionato di questo tipo di prodotto, avendolo già provato, questo è il terzo veicolo in cui faccio un'installazione, c'è il buon Maurizio che si sta prestando all'installazione, devo dire che è veramente molto efficace per quanto mi riguarda, perché io ho fatto tutti i vari test, una volta che tu giri la chiave, premi il pedale, questo non si muove più. Chiaro che, come dici tu, non esiste probabilmente nessun antifurto tale per cui, cioè inespugnabile come dici te, perché se uno arriva col caratrezzi, però non svegliamo troppe cose, potrebbe anche darsi, però intanto gli hai dato filo da torcere, no? Sì. E a differenza magari di un altro tipo di antifurto, io questo lo prediligo e per me è eccezionale, infatti non siamo qui a parlarne anche per questo. A riguardo io direi che magari dopo ci facciamo un giro anche fuori, vediamo un pochino, diamo qualche idea. Per esempio Mauri, se io ti chiedessi cosa stai facendo adesso? Praticamente adesso devo raccordare i tubi dell'antifurto, perché in poche parole l'antifurto è un bypass, cioè nel senso questo tubo dalla pompa dei freni, togliendo il suo originale, entro nell'antifurto, riesco e mi ricollego al tubo originale che io vado a togliere, che diventa anche un casino sotto l'aspetto del furto, perché togliendo il tubo originale, visto che sul Ducato abbiamo la pompa, l'ABS è così vicina, abbiamo la possibilità di tirare via il tubo originale, per il furto diventa un problema, perché il ladro, non avendo il tubo originale, scollegando per rimettere insieme, si deve rifare il tubo. Non svegliamo troppo, perché comunque non vogliamo dare terreno fertile per coloro i quali piace fare i malfattori. Questa è nata una chiacchierata così, un po' all'improvviso. Se tu vuoi aggiungere qualcosa... Sono i due articoli, no? L'antifurto singolo che blocca due ruote generalmente incrociate, la destra, posteriore e sinistra, l'altro tubo che esce dalla pompa fa le altre due ruote, che è già tanto.
perché vuol dire arrivare con attrezzatura, conoscere bene come è installato, spurghi, quindi veramente complicata. E poi c'è l'antifurto doppio che blocca tutti e due i tubi che escono dalla pompa e quindi blocca tutte e quattro le ruote. E lì cosa vuol dire? Che ci vuole il doppio del tempo, perché per esempio lo spurgo tu lo fai ogni circuito, ripristini, cioè il ladro, metti che voglia rubare, esatto, il mezzo dovrebbe fare il lavoro al contrario okay. Di quello che facciamo noi, quindi ripristinare l'impianto, quindi arrivare con tempo, attrezzatura, fare lo spurgo. Se c'hai su un modello, il modello doppio lo devi fare due volte, quindi fai prima un impianto, quindi ripristinarlo, fare lo spurgo e tutto quanto, poi l'altro tubo, quindi l'altro impianto, certo, ripristinarlo, spurgo, quindi diventa pressoché complicato. In mezzo a una strada, in mezzo, cioè col rischio di essere sorpreso, certo, non si mette lì. Ci si pensa prima di fare così. Lo stesso antifurto doppio potrebbe fare freno-frizione. Ah, ok. Quindi freno, bloccare due ruote, e in più frizione vuol dire che se quando tu schiacci il pedale della frizione e inserisci la marcia, lascia andare il pedale rimane giù e il mezzo rimane in folle. Quindi deve ripristinare la parte dei freni e la parte della frizione. Certo. Ne abbiamo già fatti alcuni, li stiamo testando, li stiamo collaudando, vedere che non ci siano problemi. Nel passato ne avevamo fatti parecchi, adesso sono cambiati un po' la raccorderia che entra nel cambio, che entra nella parte della frizione. Lo stiamo tenendo sotto controllo. Quando saremo sicuri che non avremo problemi. In fase di, diciamo, controllo e sperimentazione, sì, in modo che l'utente finale... Siamo sicuri di non dare problemi. Fatti. Perché quello per noi è la cosa principale, non dare problemi. Sicuramente affidabile, sicuro e tutto, ma soprattutto affidabile. Non deve dare problemi, perché avere dei problemi, sei all'estero, sei in giro, una cosa o l'altra, se adesso succedere qualcosa, innanzitutto affidabile. Ti faccio una domanda importante, che spesso chi segue i video gli viene spontaneo giustamente fare una domanda, che immagino tu sai già di cosa sto parlando, però tante volte mi dicono: sì Andre, ma la garanzia Fiat piuttosto che Ford, o comunque tutti i mezzi a cui viene installato questo accessorio, cosa si può dire per rendere tranquilla sia l'installazione a chi viene, perché tanti veramente no, però se me lo toccano me lo fanno. Mario, possiamo stare tranquilli noi? Io sono, e questo è il terzo mezzo a cui faccio montare l'antifurto, e sono tranquillissimo. Però questa domanda è volta a voi, tutti, che la fate spesso, tutti, a me. Tutti me lo chiedo. Abbiamo qui il titolare di MacLock. Chi meglio di lui può rassicurare l'utente finale che viene qui ad installare l'antifurto? Appunto, guarda, noi dal 91 che siamo sul mercato, in tutti i settori. È un antifurto che è nato per il veicolo industriale. Quindi parliamo di Iveco, parliamo di Mercedes, parliamo di MAN, tutti così. Nessuno ha mai perso la garanzia. Se ci sono negli stati anni, perché negli stiamo anni, parlando del 91, più di 30 anni. Quindi tu fai conto che problemi ce ne sono stati. Abbiamo sempre dimostrato che non dipendeva dall'antifurto. Se c'è stato qualche problema, era un problema del mezzo e non dell'antifurto. L'antifurto non dà problemi. Quindi su quello siamo tranquilli. E siamo sempre riusciti, quelle poche volte che magari qualcuno si era impuntato, qualche si sia dimostrare che la MacLock fa comunque un lavoro a regola d'arte. Assolutamente. Voglio anche specificare, e qua c'è veramente un testimonial che sono io, una volta che l'antifurto viene installato, Mario vi chiederà poi comunque i vostri dati. Viene rilasciata una regolare garanzia. Viene rilasciata una regolare garanzia, vi potete stampare il foglio, la portate in giro ed eventualmente, se poi ci sono dei problemi, si può fare l'assistenza. Assolutamente, certo. Senza alcun problema. Ma ripeto, non solamente nel veicolo commerciale, nei furgoni o altro, ma nel veicolo industriale, nelle macchine, nei trattori, ovunque è stato installato, nessuno ha mai perso garanzia. Cioè, nel senso che l'antifurto non dà problemi, ma se il mezzo dovesse avere un problema, abbiamo sempre dimostrato che era un problema del mezzo, certo, e non causato dall'antifurto.
ultimamente è stato montato, come la maggior parte dei camper che sono i vecchi, che sono Fiat, che sono Ducato. Questo aveva avuto un problema sul motorino d'avviamento, dove noi andiamo a fare il blocco dell'avviamento interponendo un relè praticamente sul filo che va dal blocchetto d'avviamento al motorino. Più specifico di così, nel senso che il problema c'era stato sul mezzo, proprio dove siamo andati a intervenire noi, quindi sul motorino d'avviamento. Abbiamo dimostrato che il problema era il motorino d'avviamento. Quindi officina autorizzata Fiat, dimostrato, ci hanno chiesto che cosa avevamo fatto, gli abbiamo mandato lo schema elettrico di quello che avevamo fatto e si sono accorti che il problema era il motorino d'avviamento e non quello che abbiamo fatto noi. Quindi sostituito in garanzia, tranquillamente, senza nessun problema. Veramente ci tenevo tanto a chiarire questo, perché appunto gli utenti sotto i video, la prima domanda, questa è una delle prime che fanno, e quindi chi meglio di Mario abbia potuto sciogliere tutta quella tensione che magari uno ha prima di installare il MacLock. Noi rilasciamo regolare garanzia, quindi rispondiamo del nostro prodotto tutto quanto, e comunque ci siamo sempre. Certo. Ci siamo sempre. Quando uno mi chiama o che cosa, siamo sempre disponibili a intervenire. Quindi più sereno di così. Senti Mario, vuoi aggiungere qualcos'altro? C'è qualcosa che pensi sia importante da dire a chi guarda il video a casa? O... Ma importante è che ci stiamo organizzando sicuramente. Ah, ecco. Se vuoi dire anche questo. Con una rete di installatori che andrà a coprire tutta Italia. Tutta Italia. Che avevamo già, che va un po' riscoperta, perché... E su questo, senza anticipare troppo, ci saranno delle belle novità, però non ci sbilanciamo, sì, Mario, però ci saranno delle belle novità. Sarà un altro video dove andremo a raccontare. Assolutamente, bravo, assolutamente. Cioè, no. Assolutamente, vi lasciamo un attimo così in trepida curiosità, però ci saranno delle belle novità. Io sono onorato e felice di avere questa esperienza. Quello che ti raccontavo prima, a me carica, nel senso, certo, che vedere tanta gente entusiasta della cosa, soddisfatta, cioè anche del rapporto che c'è con la società, con la ditta, con me, con tutti, che ci siamo sempre, cerchiamo di essere... Insomma, rispetto al 2008, perché prima si parlava che c'è stata un po' di crisi, quasi a livello molto forte, un 90% del movimento terra. Di movimento terra, terra, sì, insomma, quello che sta succedendo oggi, devo dire che ti carica molto, no? Carica, sei molto, soddisfatto, felice di quello che... Mi fa veramente piacere che c'è questa reazione, questo interesse. Da noi camperisti o... Ed è bello, perché ho conosciuto, certo, centinaia e centinaia di camperisti, ed è piacevole. Ci sarai in fiera quest'anno? Anche se è presto, sì, parlarne, però, sì, però il tempo passa che... così veloce. In, sì, fiera ci già sono... un paio d'anni che mi sarebbe piaciuto esserci. Che per un sta maturando privato, tutto. Sta maturando, sta tutto, maturando, sta maturando anche le collaborazioni con le persone. Quindi spero proprio a settembre di quest'anno, bene, ormai, di, bene, esserci. Bene. Sono molto felice per te, perché sei una bellissima persona, è piacevolissimo sempre chiacchierare con te. Mi ricordo il primo video, era un po' timido, invece oggi è proprio a suo agio, è bello tranquillo. Ormai è famoso, lo riconoscono per strada. Rilascio gli autografi. Rilasci, no, gli autografi. Però è piacevole. È un bel settore quello dei camper. Caratterialmente mi sento vicino ai camperisti. Bravo, bene, bravo. A me fa piacere, penso anche a chi ci vede a casa faccia piacere. Senti Mario, concludo il video ringraziandoti, come grazie sempre. A te. Grazie a te. Io faccio il classico invito a voi a casa che ci seguite, un bel like, la campanella per restare sempre aggiornati, e anche oggi ci vediamo poi al prossimo video.